Le iene bugalalla, che cosa ne penso? La mia opinione. Salve utenti di YouTube, da narratore italiano, oggi voglio realizzare questo video spinto dalla voglia di esprimere il mio punto di vista a proposito di Bugalalla di M-Team e via di seguito. Allora, io ho avuto la fortuna, la chiamo la fortuna, di essere intervistato molti anni fa da Bugalalla, da questa famosa streamer, quando ancora aveva non tanti iscritti. Poi però, col passare del tempo, Francesca, così si chiama l'anagrafe, ha avuto un eco mediatico, ha avuto un massiccio quantitativo di iscrizioni. E complimenti a lei. Perché? Perché conduce una rubrica su Twitch chiamata True Crime, dove affronta in maniera scrupolosa, in maniera azzardo a dire molto piacevole, i gialli che ci circondano, gialli soprattutto italiani. Ok? Ora, io sono un personaggio abbastanza in vista nel web perché ho fatto diverse comparse, sono apparso in TV, intervistato anche alla radio, in diversi emittenti, e io, avendo anche esperienza nell'ambito della giustizia, nell'ambito della legge, perché ho avuto io esperienze da questo punto di vista, quindi conosco molto bene il codice penale, le leggi e via di seguito, ecco, io non ce l'ho né contro Bugalalla, anzi, la ritengo una ragazza innanzitutto molto bella, molto intelligente, e molto determinata, come non ce l'ho. Come non ho nulla contro M-Team né contro l'avvocato Catania, anzi a me tutti piacciono, va bene. Però voglio permettermi di dare dei consigli, o meglio, un consiglio a tutti. Ed è questo: evitate di fare le guerre sul web, perché per finire male, cioè per finire in una condizione di difficoltà, di chiamiamola reclusione, di eventuale pagamento di risarcimento danni, è un attimo, ci si mette un attimo, e per rovinarsi anche la vita. Ok, io per esempio non ho sono un intelligente, perché io sono uno di quelli che si fa gli affari propri, cioè, questo è il bello di me, ecco. E invece io, e quindi io consiglio a tutti i coinvolti, no, ai chiamati a questa chiamiamola situazione, l'avvocato Catania, che è una persona meravigliosa, la stessa Bugalalla, no, e anche il Cerbero Podcast, che conosco molto bene. Cioè, il mio consiglio è sempre quello: evitate. Cioè, io vi do tutti un consiglio. Cioè, perché buttarsi in questa mischia di queste situazioni? Non è meglio starsi zitti, stare in silenzio come faccio io. Io, per esempio, non mi interesso di tutte queste questioni. Perché? Perché ho una mia idea, perché non ritengo utile esporla nel web. A che serve? No? Cioè, a che serve dire: ah, questi per me sono così, questi per me sono così. Cioè, per me non ha valore, non ha senso. E poi, perché mi piace essere libero dal punto di vista economico, quindi non devo avere eventuali problemi grani, e stare sereno. Questo ti dico. Quindi, a tutti quanti dico, all'avvocato Catania, a Bugamella, a Bugalalla, a M-Team, a tutti quanti, a tutti i soggetti coinvolti, no? Dico, ma non è bello vivere in tranquillità, in serenità, senza parlare male o senza parlare di, ma non dire nulla. Tanto è inutile stare a farsi le guerre sul web o creare dei dissing o pseudotali? Domanda. Spero che questa domanda di oggi troverà una risposta da parte dei più. Detto questo, detto ciò, io ho visto il servizio di Inside a firma di Roberta Rei, questa donna, pensate che tanto tempo fa si occupava di fare servizi per le Iene Sempre, dove andava a prendere i cosiddetti leoni da tastiera, cioè quelli che scrivono commenti cattivi nei confronti di VIP o personaggi noti, e li andava a far incontrare con quelli che scrivono i commenti cattivi, no? Quindi era questo il bello di questa Roberta Rei. Era molto simpatica, molto piacevole, tra l'altro anche una bellissima donna. Mio parere, mia opinione, mio punto di vista, ok? Dice: ma come fai a sapere tutte queste cose? Perché io sono uno navigato sul web, perché sono navigato nel mondo della TV italiana, io conosco la TV bene, molto bene, ok? Troppo bene.
Non a caso ho anche un altro canale gemello di questo che è Conoscitori, ok? Perché ho la conoscenza in mano. Io ho conosciuto Frank Madano per telefono, La mente contorta. No, ho prestato me stesso per un servizio di ieri, di tempo fa. Conosco insomma molto bene il mondo della TV. Ho partecipato a The Funny Stories. Che cos'era The Funny Stories? The Funny Stories era un format creato da Nick Bello, questa iena del nord Italia, se non erro del Piemonte, di Torino, che ha creato questo format dove ogni personaggio, VIP e non, andava a esporre, andava a raccontare una figura di merda, ok? E anche io misi, o meglio, raccontai la mia, e lui la mise sotto forma di video. Ora, The Funny Story è sparito, non c'è più, non so per quale motivo, ok? Ecco, chiudendo quindi il video di oggi, vi dico, è così strano, è così malevolo stare zitti, stare in silenzio? No, la cosa bella, la cosa importante è rimanere in silenzio. Questo io consiglio a tutti. Quindi quando avete qualcosa da fare o da dire, io vi do questo consiglio, ragazzi, rimanete in silenzio. Cioè io per esempio dico una cosa, non parlo mai di nessuno perché so dove si può arrivare. Ecco, questo è il bello, ok? Voglio bene all'avvocato Catania, persona meravigliosa, a M-Team, non ho nulla contro costoro perché neanche li conosco. Voglio bene a Bualalla, che la ringrazio perché mi ha simpaticamente intervistato anni addietro e ancora oggi serbo dentro di me un bel ricordo. E sono contentissimo anche del Celebro Podcast, che ormai mi conosce bene, conosco bene loro e mi sono sempre trovato molto bene. Anche se a volte sono sincero. In qualche live, in due o tre live, sono rimasto molto molto amareggiato. Ma non è un amareggiato di delusione, è un amareggiato di presa di coscienza. Tutto qua. Grazie dal vostro narratore italiano di YouTube Italia è tutto. Mi raccomando di iscrivervi e di commentare quindi il video di oggi. Sia chiaro, io ho espresso la mia opinione. Non voglio male a nessuno, voglio bene a tutti. Lo dico subito, sinceramente parlando. Questo per farvi capire chi è il narratore italiano. Ecco, che sono io. Grazie a tutti, un abbraccio, un saluto, forza Buralla, forza M-Team, forza l'Avvocato Catania, forza Cerbero Podcast, forza Miriete, tutti i personaggi coinvolti, tutti chiamati a questa, chiamiamola parabola, perché come è diventata una parabola, una storia infinita come il film in cui recitava il grande Jonathan Brandis, che purtroppo poi si tolse miseramente la vita, l'esistenza. Ecco, da narratore italiano è tutto, ciao a tutti.